Pronto, pronto, qui Supertina, mi dica. Buongiorno Supertina, sono Antonio. Buongiorno, è un grande Antonio. Problema. Dimmi, c'è bisogno di dirle in questi modi, dimmi che problema c'è. Spero tu possa aiutarmi. Spero di sì, sono qui per questo, dimmi. Sai quanto tengo i miei nonni? Sì. Ma sono dispiaciuto perché ultimamente non fanno che litigare. Ah, oh, mi dispiace, e come mai? Nonna ha preparato la conserva di pomodoro. L'annata è buona e ne sono venute più di 100 bottiglie. Caspitina! E quindi nonna li vorrebbe conservare tutte in cantina. Ah, ho capito. Solo che la cantina è completamente ingombra dai vecchi giornali di mio nonno. Li conserva dall'anno in cui si sono sposati. E caspitina, quanti anni sono sposati questi tuoi nonni? 36. 36, caspita, posso immaginare quanti ne abbia tu di giornali, cioè tuo nonno abbia di giornali. Quindi nonna sbraita e vorrebbe buttarli. Nonno invece brontola e non vuole liberarsene. Finge di non sentirla e infine dice che non saprebbe dove buttarli. Ma sai cosa mi è venuto in mente, Antonio? Sì, potreste sì. fare con quei giornali, se nonno volesse e comunque fosse d'accordo anche nonna, magari della cartapesta. L'hai mai fatta la cartapesta? No. Ah no, sai, non è tanto difficile farla, ti potresti anche far aiutare da nonno, da nonna. Si taglia la carta a pezzettini piccoli, si mette a mollo per qualche giorno, 3-4 giorni, dopodiché lei diventa molto morbida e poi aggiungendo della colla potresti ottenere dei bellissimi fogli mettendolo sotto la pressa, insomma con una tecnica particolare. Ma su internet trovi come si fa, volendo puoi subito recuperare il metodo. Che ne dici? Ti sembra una bella idea? Sì, bellissima. Ti potresti anche divertire, oppure potresti fare delle cannucce di carta per fare i cestini, per fare tante cose. Cosa pensi? Potrebbe essere bello? Sì, certo. Ah, benissimo. Dimmi pure poi, oppure sai che cosa potresti fare se poi non dovessi andare in porto, insomma l'idea di poter utilizzare la carta? Potresti, per esempio, ahimè, buttarli. E sai dove si buttano? No, contenitore apposito per la carta, quello giallo. Però siccome sono tanti questi giornali, lo dovrei fare in più volte. Oppure per forza, perché non è che puoi mettere tutta questo barazzone di carta fuori da casa, ok? Sì, ok, grazie. Sono sicuro che in casa tornerà la pace, a presto. Speriamo, ciao, a presto Antonio, ciao. Intanto io quasi mi faccio gli gnocchetti. Mi ha fatto venire un'idea, me li faccio proprio al sugo, parlando di conserva. Sì, mi faccio gli gnocchetti.